contro, perché comunque questa Lucca Comics è un po' anche la Lucca Comics di Your Name e di Makoto Shinkai. Abbiamo qui Carlo Cavazzone di Dinit, che ha portato un applauso, che ci ha portato l'edizione un video di Your Name, tanto attesa. Gliel'avranno chiesta quante volte? Te l'avranno chiesto? Ce l'hanno chiesta tante volte, quante le copie che abbiamo stampato. E direi anche di più, visto che comunque stanno già terminando, mi dicevi. Sì. Quindi anzi accorrete, perché le copie sono quasi finite, sono edizioni limitate e quindi è bene sbrigarsi. E invece ecco, ci tenevamo anche a parlare di tutto quello che riguarda Makoto Shinkai. Abbiamo qui anche Jacopo Buranelli di J-Pop, che ieri abbiamo potuto ringraziare per i tanti titoli che ci ha portato. Ieri è stata veramente una serie di fuochi d'artificio il suo spettacolo. E ovviamente anche J-Pop si è impegnata tanto su Makoto Shinkai e anche la light novel di Your Name, che mi dicevi è andata piuttosto bene. Sì, è stato la scintilla positiva dell'inizio dell'anno, visto che è uscita proprio in contemporanea con l'uscita del film nelle sale. Uno dei segreti dell'ultimo film di Makoto Shinkai, l'avrò detto tante volte anche su Radio Animati, ovviamente su Anime Click, è la musica. La musica è sicuramente uno dei grandi componenti, no, di questo film, e oggi volevamo iniziare proprio con questo piccolo omaggio a questo film e a questo regista, con una delle canzoni di Your Name che ci canta Giulia Caproli, Giulia Ime, la cantante del velivolo Ghibli, che invito sul palco. Ciao a tutti. まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ。望み通りだろう。美しくもがくよ。互いの砂時計眺めながらキスをしようよ。さよならから一番遠い場所で待ち合わせよう。不意に時は来た。昨日までは受賞の受賞で魂読みでいいから、こっからが僕だよ。経験と知識と神の愛かかった勇気を持って、今でかつてないスピードで君の元へダイブを。もどろみの中で生ぬるいコーラに、ここでないどっかを目見たよ。清い地図の窓外に、電車に揺られ運ばれる朝に、届かない場所で僕ら恋をする。運命の針を二人を横目に見ながら進む。そんな世界を二人で一緒に、や何章でも生き抜いて
Grazie Giulia del velivolo Ghibli, che ora scappa subito sul palco. Quando ti vediamo invece cantare al Japan Stage? Allora, con il velivolo Ghibli siamo il 4 novembre al Japan Stage, ore 18, quindi siateci. Siateci. Grazie. E visto che il tempo è sempre tiranno, direi subito di iniziare con l'argomento del giorno. Quindi, partendo proprio dalla musica, volevo chiedere a Carlo quali potevano essere appunto i motivi per cui il cinema di Shinkai, Your Name in particolare, però abbiamo visto anche gli altri film, hanno avuto notevole successo, sono tanto piaciuti, ovviamente magari con Your Name l'hanno scoperto e poi hanno ritrovato tutti gli altri titoli di questo regista. Siamo in un periodo in cui l'animazione giapponese è sparita dalla televisione, però ecco, ha avuto questa grandissima affermazione a livello di cinema e anche a livello di numeri di vendite grazie a questo film. Che cos'è che porta questo titolo a piacere al pubblico italiano dopo anni di buio e di silenzio sull'animazione giapponese? Guarda, se lo sapessi avrei la formula del successo assicurato da qui ai prossimi 30 anni. E posso soltanto fare delle supposizioni su quello che secondo me sono i motivi del successo del film, e in effetti ci stavo ragionando perché se ci pensate la poetica, chiamiamola poetica, di Makoto Shinkai è tendenzialmente sempre quella, e cioè lui batte chiodo fisso ormai da molti anni soprattutto sulle problematiche della incomunicabilità delle persone. Cioè, quando in tutti i suoi film c'è sempre la difficoltà di un personaggio di raggiungere l'altro, di comunicare, a volte è difficile anche semplicemente trovare lo strumento per farlo. E questa è una tematica che si ritrova spesso nei suoi film. Penso che con Your Name abbia in qualche modo trovato la formula, diciamo, ideale per raccontare al meglio da una parte una storia d'amore, come ovviamente essa è, però anche questo aspetto, ed è una cosa che a me onestamente preoccupa un po', anche a dire la verità, nel senso che viviamo in un mondo dove ormai la comunicazione è diventata alla portata di tutti, ormai possiamo, ognuno ha un cellulare, ormai abbiamo moltissimi metodi di comunicazione, cellulari, social, eccetera eccetera. E allora perché è così difficile comunicare con il prossimo? Forse tutti questi sistemi forse sono una sorta di muro che ci costruiamo per non affrontare faccia a faccia il prossimo, oppure le persone che magari ci piacciono. Forse stiamo involvendo invece di approfittare di questa evoluzione della tecnologia, ci chiudiamo sempre di più in noi stessi, e a questo punto un film come Your Name, che fa ovviamente di queste tematiche, se vogliamo, la sua forza, ha tanto successo perché parla di quello che forse la gente prova realmente in questo momento, non lo so. Forse semplicemente è un bellissimo film, come realmente esso è, che ha toccato le corde dei... soprattutto penso dei più giovani, perché un'altra delle tematiche di Shinkai è ovviamente quella dei primi sentimenti, no? Delle prime volte che si prova realmente un sentimento per una persona, e credo che questo in qualche modo abbia portato molte persone a provare chiaramente una simpatia per questo film, perché insomma, chi più chi meno, insomma, ci siamo capitati tutti nella batosta, no? Per questa o per quello, eccetera eccetera. Quindi quello che succede nel film, un po' per tanti motivi, secondo me è una commissione perfetta di elementi che ha letteralmente folgorato il pubblico, penso a questo punto, di tutto il mondo. La mia visione è più o meno così simile alla tua. Secondo me lui è un artista che ha avuto un percorso in cui praticamente ha raccontato sempre le stesse cose, però che si è andato a fondere nell'ultimo film, in cui finalmente ha trovato, diciamo,
il punto della situazione, cioè riuscire alla quadra, come si dice. E lui racconta nient'altro che una favola. Alla fine noi siamo bambini, rimaniamo sempre bambini e le favole ci piacciono sempre. Se poi hanno un lieto fine una volta ogni tanto, vabbè, oh spoiler, mi sa. Però vabbè, non si sa. Però una volta visto ormai tutti. Credo. Una volta tanto che anche un lieto fine sicuramente ci fa piacere. Ora vorrei sapere però anche il parere, io di solito quando voglio sapere il parere dei giovani vado dai ragazzi di Anime Manga Ita, perché loro sono le nuove leve che vivono sul web, vivono questa avventura di amanti. Noi siamo quelli cresciuti con Mazinga, con Heidi, un'altra generazione. Voi siete cresciuti sul web, vedete la vita sul web, avete visto crescere questo interesse sul web e oltretutto voi siete molto più tecnici, perché noi vediamo un cartone animato all'epoca, cioè andava bene così com'era, voi invece andate proprio sul web, cercate comunque di capire come nasce l'animazione, come ogni studio di animazione giapponese crea il proprio prodotto. Il vostro parere su Your Name e su Miyakoto Shinkai? Ovviamente, quando si parla, poco fa parlavamo di questo percorso di Shinkai, esco un po' dalla mia scaletta che mi ero preparato, voglio dire che Shinkai è partito da un pessimismo cosmico per poi raggiungere col Giardino delle Parole un altro posto praticamente, dove alla fine anche il desiderio finale potrebbe essere vero, per poi raggiungere un equilibrio con Your Name, dove sì, è successo quello che è successo, ma poi la vita ci può dare un'altra opportunità. Ecco, però quando si parla in Giappone perché ha avuto successo, c'è da parlare anche per esempio della produzione che ci sta alle spalle. Makoto Shinkai fino a Your Name praticamente lavorava con Comics Wave, che è praticamente piccolissimo, non c'è niente, una produzioni piccole fino a poi... Una cosa che vorrei far capire al pubblico, voi vi aspettate gli studi di animazione come multinazionali enormi, contatti. Noi siamo stati più volte con gli Agi a Kyoto Animation, che è uno studio importante, è uno, praticamente un garage. Non oso immaginare cosa sia la Comics Wave. Si parla di, sempre di pochissime persone, un gruppo piccolissimo di 5-6 persone che potrebbero lavorare, ecco. Però con Your Name la questione cambia, perché dentro si mettono produzioni grandi come Toho, e allora lì la situazione cambia. Anche Makoto Shinkai, un regista, possiamo dirlo, esperto, si trova davanti a dei talenti che deve dirigere, quello diventa inesperienza. Quando Shinkai disse chiedo scusa se il prodotto ad alcuni non è piaciuto, volevo più tempo, è perché la grande produzione gli ha stretto i tempi che lui magari avrebbe voluto più, diciamo così, larghi. Anche il fatto che lui non abbia più lavorato solo alla regia, prima lavorava praticamente per tutto, art director, sound director, mentre la grande produzione gli ha imposto di prendere dei talenti e delle persone, diciamo così, abili in quel punto, per poter dare a lui, diciamo così, maggior concentrazione sui suoi punti forti, come per esempio il montaggio, la fotografia e la sceneggiatura. Questo però crea anche diverse situazioni, diciamo, importanti, perché all'interno di Your Name arrivano dei character designer per esempio famosissimi come Tanaka, lo conosciamo per esempio per Anohana, Toradora, e in Giappone come sappiamo sono amatissimi, e questa cosa ha influito anche particolarmente nella distribuzione di Your Name, perché quando c'è un stile di disegno, come quando si parla appunto di design riconoscibile, la gente non va solo perché c'è Makoto Shinkai, ma anche perché c'è Tanaka, così come animatori molto importanti come Inoue, come Kise, io mi sono scritti tantissimi, mi sono scritto Tuchiya, insomma tutti animatori molto importanti che hanno contribuito al successo anche di Your Name. E ovviamente anche il discorso musicale, che diciamo Shinkai non aveva considerato fino a quel momento in maniera preponderante, addirittura invece faranno parte della sceneggiatura, addirittura della produzione dell'anime, Red Wimps, sì. Che più volte hanno lavorato con Shinkai durante il periodo della produzione, quindi una commissione, diciamo, di talenti che hanno decretato un successo, quindi un grandissimo titolo proprio per questo. Se possibile, anzi, io farei andare il video senza audio, che fa vedere un attimo come nasce appunto un anime di Shinkai, e nello stesso momento volevo sentire Jacopo invece sul discorso
dell'opera cross-mediale, perché poi i successi giapponesi hanno anche questa natura fondamentale di non essere limitati soltanto all'aspetto animato, la serie, il film, ma hanno, tu lo conosci bene con Sword Art Online, un universo di situazioni che poi portano un indotto non indifferente. Sì, Makoto Shinkai, mentre faceva il film, mentre faceva Your Name, scriveva, si appuntava il racconto, la storia, per poi realizzare quello che è il romanzo. Ora, noi per facilitare un po' le cose lo chiamiamo light novel, ma non è oggettivamente una light novel, non ci sono disegni, non ci sono immagini, è un romanzo, è un libro a tutti gli effetti. E ovviamente, come questo succede, siccome il manga è parte integrante del modo di esprimere e di divulgare la cultura giapponese, ci sono anche svariati manga a tema Your Name. E la differenza un po', quando secondo me due aspetti sono interessanti, cioè il primo è che forse in Your Name per la prima volta Makoto Shinkai non è da solo, e questa cosa qua, quello che dicevi tu dei talenti, delle persone che sono intorno a lui, è verissimo. Infatti anche nel libro, nelle postfazioni, lui dice: io senza il mio producer, senza il cantante dei Ragwins che ho conosciuto, eccetera, che mi ha dato lo spunto per poter andare avanti e per poter sviluppare al meglio questa storia, non so se sarei riuscito a fare un film di questo tipo. Ed è carino pensare che neanche Taki nel film è da solo e neanche Mitsuha è da sola. Negli altri film di Shinkai i personaggi sono personaggio 1 e personaggio 2, dinamiche tra di loro. A volte il personaggio non c'è, è solo una voce, a volte il personaggio è un gattino. Però in Your Name c'è personaggio 1, personaggio 2 e tanti altri intorno. Quindi è come, secondo me, se Shinkai avesse voluto anche proprio esprimere questo fatto di non sentirsi più one man di fronte a tutte le tecniche che stiamo vedendo di animazione, ma di avere degli amici, proprio dei colleghi che lo hanno aiutato a realizzare questo capolavoro. L'altra particolarità del leggere il romanzo è che il romanzo chiaramente non ha immagini, sono parole, e per un film questa cosa è molto strana. Non è strana per chi non ha visto il film, quindi tu puoi leggere il romanzo di Your Name avendo visto il film e quindi seguendo le scene, ricordandoti i bellissimi panorami, ricordandoti le battute, le mosse, le animazioni, oppure puoi non aver visto il film e leggerti la storia di due ragazzi, del loro legame, della loro scoperta, della scoperta del proprio corpo, della propria sessualità anche, della crescita. Per una volta non si tratta di bambini, non si tratta di folletti, non si tratta di natura che regna sovrana sul mondo e sulle città inquinate. Non me ne voglia Miyazaki, che rimane Dio indiscusso, però questa volta secondo me il fatto che Shinkai l'abbia in qualche modo superato è perché Shinkai ha guardato i giovani adulti, e i giovani adulti erano forse troppo tempo, era troppo tempo che non gli si dava una voce ai giovani adulti. Difficoltà, visto che il tempo è ancora più tiranno, taglio tantissime cose, volevo sapere qualche curiosità, avendo tutte e due qui che hanno avuto a che fare quindi con i giapponesi su questo titolo, quali difficoltà ci sono state nel portare l'on video o la light novel, qualche curiosità se si può dire? Ma dunque, per quanto riguarda The Knit, le difficoltà sono state... di questo sono state molteplici. Tendenzialmente dovete sapere che il Giappone è uno dei paesi in cui c'è un mercato on video ancora piuttosto florido, insieme alla Germania e non mi ricordo quale altro paese, è ancora uno di quei paesi che insomma fa dei numeri piuttosto interessanti per quanto riguarda il fisico, e cioè i CD, i DVD, i Blu-ray, eccetera. Per cui che cosa sta succedendo? Che loro con la globalizzazione hanno avuto un effetto negativo
sul loro mercato, perché cosa succede? Che se tu accedi ad Amazon puoi vedere che in Giappone Your Name ti costa, che ne so, la loro edizione limited edition costa $99, quasi $100, mentre invece c'è un editore italiano che la vende a €55. E vabbè, non è proprio la stessa cosa, però magari qualcuno comincia a dire: ma perché loro la vendono a meno e noi giapponesi dobbiamo pagarla di più? A questo punto qua, sai cosa faccio? Me la compro su Amazon dall'Italia, tanto il giapponese c'è, forse non si vedrà l'aria, in qualche modo faccio, insomma. Comunque diciamo che psicologicamente questo loro terrorizza tantissimo, perché è un, cioè loro sono molto attenti a, chiaramente ai loro interessi, al loro mercato, sono ovviamente interessati anche a venderlo all'estero, ma con delle riserve. Le riserve in questo caso si sono concretizzate nel limitare i contenuti che davano disponibili all'estero. Esempio, la Collector's Edition di Your Name giapponese ha numero, per dire un esempio, 14 extra, tagliamo, ne diamo per il mercato estero soltanto 4. Per cui questo è stato, diciamo, uno scoglio, cioè noi ci siamo ritrovati a inizio agosto con il via libera per farlo per Lucca, che già era in 3 mesi, non si combina quasi niente, era impensabile riuscirci, però noi ci avevamo voluto provare lo stesso, ci siamo riusciti. E, però abbiamo dovuto subito combattere con la difficoltà di dire: ok, vogliamo fare una limited edition perché il film se la merita, il pubblico la vuole, ma come facciamo se che questi non ci danno contenuti? E quindi ce li siamo dovuti un po' inventare. Abbiamo contattato la Sony per l'acquisto della colonna sonora, che tra l'altro non c'è nella limited edition giapponese. Esatto, stavo per farlo comprare quest'estate in Giappone, ma poi subdorato che potevate inserirla dentro. Esatto, e per cui l'abbiamo inserita. Abbiamo fatto chiaramente il film in Blu-ray e DVD, quindi i dischi erano già 3. Abbiamo aumentato la dose inserendo il secondo disco di contenuti extra, che abbiamo dovuto veramente inventarci, abbiamo dovuto cercare di rendere più appetibile possibile nonostante questo limite, facendo noi le interviste ai doppiatori italiani, che non facciamo sempre perché è sempre piuttosto complicato per noi, insomma non siamo così organizzati. Mi dicevi però che proprio in questa limited c'è stata qualche difficoltà relativa, per esempio, a proprio l'oggetto fisico, no? Sì, una delle, in particolare per dire, è stato il braccialetto che noi abbiamo voluto fare, in quanto Dinit è tra l'altro uno dei pochi licenziatari al mondo ad aver comprato i diritti del merchandising oltre fuori dal Giappone, e quindi quello che vedete in giro, oltre che non è Dinit, è pirata. Così lo dico giusto a titolo informativo, e noi abbiamo voluto realizzare il braccialetto soltanto per la limited edition, e anche lì ci siamo scontrati con delle problematiche di diritti del prodotto che erano già stati licenziati in Giappone, del braccialetto, per cui noi non potevamo farlo uguale a quello giapponese. Per cui ecco, noterete che nel nostro braccialetto non c'è il ciuffo alle estremità come nel film. Il motivo non è che ce lo siamo dimenticato oppure l'abbiamo tagliato via, non ce l'hanno voluto far fare. Cioè, siamo arrivati a difficoltà che magari uno non capisce da quando vede. Sì, cioè, quando abbiamo mandato il design hanno detto: ve la proviamo solo se tagliate il ciuffo alle estremità, e noi lì abbiamo dovuto ahimè fare buon viso e cattivo gioco e ovviamente accettare. A livello invece manga e light novel, qualche curiosità? Chiaramente abbiamo avuto anche noi delle restrizioni importanti a livello di graphic design, quindi la copertina doveva seguire uno stile, non potevamo mettere loghi, non potevamo fare noi l'impianto grafico che siamo abituati a fare per la nostra collana di romanzi. Però vabbè, insomma, questo si fa, ci si mette d'accordo. No, il vero problema è stato che noi abbiamo ricevuto l'ok per la pubblicazione il 26 di dicembre. Ora, il film era nelle sale, insomma, le prime settimane di gennaio, quindi ci siamo telefonati e abbiamo detto: ma voi cosa fate per Capodanno? Perché, insomma, c'è da fare Your Name, no? Il traduttore ha detto un sacco di parolacce, però poi alla fine abbiamo lavorato tutti sodo,
in fretta, non è una gag, è proprio vero. Il primo di gennaio io ero al telefono col traduttore, e però bel capodanno, insomma. Sì, però dai, insomma, alla fine missione compiuta, quindi devo dire che tutta la fatica è stata investita molto bene. Ecco, se visto che sapevano già del successo, visto che insomma gli era già abbastanza chiaro, se i nostri partner giapponesi ci avessero dato l'ok magari a luglio, ecco, sarebbe stato tutto più facile. Ora, ecco, abbiamo pochissimo tempo, volevo magari far parlare qualcuno del pubblico. In realtà volevo far parlare Francesco, che fa i nostri viaggi, perché se portate un gelato per fare le domande anche a Francesco lì in prima fila, perché una cosa che abbiamo notato durante i viaggi che noi facciamo in Giappone è proprio questa ricerca adesso dei posti di Your Name, dei posti di Makoto Shinkai, questo pellegrinaggio otaku che si sta verificando, che in Giappone è una norma, però adesso si sta verificando anche con gli italiani che ci chiedono: ci porti dove stava Sailor Moon? Ci porti lì dove la scalinata di Your Name, che poi è un posto abbastanza lontano, lontanissimo a Shinjuku. Mo, adesso se portano il gelato ce lo racconta lui. Sì. Questo turismo che comunque gli anime stanno provocando, perché il Giappone, no Francesco, il boom, c'è il boom ormai degli italiani. Allora sì, questa era una cosa tipicamente giapponese, di fare le visite nei posti degli anime, e quindi di andare a vedere i posti speciali degli anime. Adesso è una cosa che sta andando molto anche in Italia, facciamo noi di Anime Click, ci siamo organizzati con i nostri viaggi che facciamo già da 8 anni in Giappone. Le foto. E le richieste appunto che ci vengono fatte: voglio vedere il posto X dove si è ambientato l'anime. Noi cerchiamo, magari certe volte sono paesini sperduti in mezzo al Giappone che dobbiamo prendere dei trenini assurdi per vedere questi posti, poi magari in mezzo alla campagna. Perché poi la bellezza proprio di essere parte, sì, sì, dell'anime. Ecco, questa è la scalinata. Tipo, ci sono anche coppie che si sono messe qui sopra a fare la parte. Assolutamente, le Shinkai è uno dei più richiesti, perché la fotografia del film è qualcosa di favoloso, cioè quindi i posti sono quelli reali, quindi il Giardino delle Parole o la scalinata di Shinjuku sono veramente al top delle richieste. Sono stato al Giardino delle Parole, è praticamente il film, sei dentro il film. E anche qui penso, lo vedete, anche che sono posti molto normali, no? Qui è un quartiere abbastanza anonimo, però ecco, è diventato famosissimo con la scalinata. Sì, si trovi praticamente a ripetere le scene degli anime, quindi si fanno le foto nelle stesse posizioni degli anime, quindi è una cosa molto carina, e è un servizio che facciamo e che fa contenti un po'. Adesso in Italia sta andando moltissimo, quindi Shinkai, ripeto, il Giardino delle Parole che sta a Shinjuku, Shinkai è molto legato sembra a Shinjuku, al quartiere di Shinjuku, sì, perché moltissimi posti dei suoi film poi sono ricalcati da quel quartiere. Che è scritto? Ok, allora abbiamo 10 minuti, se dal pubblico qualcuno vuole fare una domanda, perché ovviamente ci siete anche voi. Mi dispiace avere così poco tempo, in realtà questo argomento meriterebbe 2 ore. Volevo sapere, ricollegandomi a quello che diceva Jacopo, che tenendo conto Miyazaki è sempre una divinità, di tanto in tanto su internet leggo Shinkai è l'erede di Miyazaki, il futuro Miyazaki. La vostra opinione? Ma la mia opinione è che, cioè, non è che c'è Miyazaki e poi quando non c'è più Miyazaki c'è un altro, cioè non è che c'è un posto solo per l'animazione giapponese di qualità. Non credo, no, io non sono d'accordo, non è l'erede di Miyazaki, Makoto Shinkai è Makoto Shinkai ed è bravissimo, ed è, e con Your Name è stato super figo e ha fatto i numeri che meritava, Miyazaki è Miyazaki e Mamoru Oshii è Mamoru Oshii, cioè sicuramente con Your Name Shinkai è arrivato in tutto il mondo, ha conquistato gli occidentali, però noi tendiamo ad avere sempre questa visione un po' egocentrica da occidentali, e quindi dire ma di giapponesi ce ne sono 2 o 3, come dire il nuovo Messi, i nuovi Beatles, devono sempre trovare qualcuno. Sì, sì, esatto, come se uno dice non so so Fellini, non so, come se uno non so chi c'è dopo Fellini è il nuovo Fellini, no, ce n'è uno, c'è l'altro, ci sono tante cose, quindi sai perché hanno, cioè perché è venuto fuori questa storia, cioè Makoto Shinkai, il nuovo Miyazaki, in realtà è soltanto una questione di numeri,
perché quando Hayao Miyazaki, 2013 mi sembra, dichiarò di lasciare il mondo dell'animazione giapponese, tutti dissero siamo fregati, per non dire di peggio, perché Miyazaki era l'unico regista, tra virgolette, anime di animazione giapponese in grado di sfondare il muro del 200 milioni di dollari di box office. E tutti quindi hanno pensato non ci sarà più nessuno, visto che il Ghibli non era in grado di mettere in campo nessun altro talento della sua portata, non ci sarà più nessuno in grado di portare l'animazione giapponese a quei livelli, almeno in termini di box office e di popolarità anche all'estero. Felice di essere seriamente smentito, ma Makoto Shinkai non solo lo ha eguagliato e anche superato in termini di box office, per quello che secondo me adesso si sente tanto parlare da questo punto di vista. Poi chiaro che sono tematiche completamente artistiche diverse, che non ci azzeccano nulla con l'altro. Diciamo che poi è anche un paragone abbastanza schiacciante, che lo stesso Shinkai cerca comunque di allontanare. Anche perché poi con diciamo l'unico film simil miyazakiano, ovvero Agartha, non è che ha avuto poi tutto questo riscontro. Sì, c'è da dire che... perché il doppiaggio non era male. C'è da dire che io avrei una paura tremenda a essere Shinkai adesso, cioè, perché ovviamente con tutte queste cose ovviamente l'universo ti che chiede... Che poi in realtà è già al lavoro da quanto si sa, quindi... Sì. Pensate che noi l'abbiamo invitato in Italia perché volevamo invitarlo per Cartoons on the Bay per la prossima edizione e ci hanno detto che non può venire perché ci sta già lavorando. Ma io dico, cavolo, hai fatto un successo della Madonna, hai una responsabilità enorme da portare avanti, ma pigliati qualche mese di ferie, pensaci bene prima di rimetterti. Invece no, i giapponesi sono proprio così, sono degli staccano visti e buon per noi a questo punto. Io a questo punto vedo che mi stanno sbracciando, invito appunto ad andare a trovare Jacopo allo stand J-Pop, ovviamente con tutti i loro titoli, compresi manga e light novel di Your Name. Ovviamente lo stand init, vabbè, Your Name non è proprio trattata quest'anno, visto... No, ce l'abbiamo un po' defilato, come si suol dire, non gli abbiamo dato molta visibilità. Nessuno vi trova facilmente, sa? E quindi niente, allo stand init trovate tutto quello che volete, assolutamente. Ovviamente ci rivediamo con Anime Manga Ita su YouTube, domani c'è la festa video, ci siete pure voi. E ovviamente su Anime Click tutti i giorni vediamo se riusciamo a scoprire qual è il nuovo titolo di Shinkai o se ci sta qualche nuovo Miyazaki, perché Osoda adesso deve rispondere, che è l'altro grande nome dell'animazione giapponese. Speriamo. E speriamo magari in questo derby giapponese che l'animazione giapponese continui a portare tantissima gente al cinema e tantissimo indotto e farne parlare tanto come abbiamo fatto oggi, anzi ancora di più ci meriteremo. Sì, intanto Mazinga comunque, no? Anche lui è arrivato al cinema, e il signor Gonagai tra i litiganti insomma si è infilato Gonagai anche e Gonagai. E la vecchia guardia ancora ridono dietro, perché comunque ancora fanno grandi numeri. Io vi ringrazio, siete stati tantissimi, viva l'animazione giapponese. Solo una cosa, io farei solo un appunto, perché Alessandro devo dire che è veramente un bravissimo relatore, che in mezz'ora è riuscito a concentrare davvero un grosso applauso, un incontro necessario.